Due giorni di incontri e approfondimenti per un evento di portata nazionale con la partecipazione dei principali attori del cambiamento, impegnati a vario titolo nella difficile sfida per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Istituzioni, imprese, associazioni e università si sono alternate sul palco di Terra, il secondo forum della transizione energetica, promosso dall'assessorato all'energia della Regione Abruzzo e dal Comune di Pescara, in collaborazione con il gestore dei servizi energetici. Al porto turistico Marina di Pescara, i tanti protagonisti del secondo forum Terra hanno affrontato temi dedicati alle città sostenibili, alla mobilità e ai trasporti, all'economia circolare e ai rifiuti, all'industria e alle fonti alternative. Davide Tabarelli, presidente di Numisma Energia, si è parlato anche e soprattutto di energia, di sicurezza energetica in un momento in cui il contesto geopolitico, insomma, è particolarmente complicato anche dalla guerra in corso. Innanzitutto dobbiamo tranquillizzare la gente che viene da un anno terribile che l'ha visto sulle bollette esplose, queste stanno scendendo, adesso per il gas c'è qualche rimbalzo, però l'elettricità è scesa, insomma le cose stanno migliorando, ma la crisi è tuttora in corso, causata da una guerra che non è finita, dall'ammanco di gas, veniva dalla Russia, lo stiamo importando tantissimo dagli Stati Uniti. Ecco, quello che ho sottolineato io è che oltre a pensare alle energie nuove, bellissime, come rinnovabili, eolico, solare, pensiamo anche al gas che abbiamo vicino a noi, in particolare qua in Abruzzo. È bello parlare di trabocchi, ma non dobbiamo dimenticarci anche delle trivelle. Come si fa però a coniugare questi due aspetti, energia ed ambiente, quindi in un'unica parola sostenibilità? Lo chiedo alle aziende qua di Pescara, che ce ne sono delle eccellenze mondiali qua, un po' sconosciute, che stanno assumendo ancora dipendenti, ingegneri, tecnici, vanno in giro per il mondo per fare gas e petrolio con delle trivelle in maniera molto attenta all'ambiente, perché purtroppo tutti vorremmo fare a meno del gas o del petrolio, ma invece ne abbiamo ancora bisogno in attesa che arrivi qualcos'altro, casomai arrivi. Proprio queste aziende qua del territorio di Pescara sono quelle che ci insegnano come si può coniugare, che comunque è difficile, non è una passeggiata, però abbiamo bisogno di tutto, di ambiente e di industria. Si parla anche di trasporti. Allora, al presidente della TUA, Gabriele De Angelis, chiediamo come si muove l'Italia. Le aziende di trasporti sono tutte quante impegnate a effettuare questa transizione ecologica, quindi una mobilità più green, acquistando mezzi diversi, e questo è uno dei nostri più grossi problemi, contemperare il piano economico con gli investimenti da fare sui mezzi che vanno ad alimentazioni elettriche, con l'idrogeno e col metano. TUA in questo contesto ha già iniziato un suo percorso cercando di rinnovare il parco rotabile, abbiamo già acquistato 100 mezzi nuovi a metano in sostituzione di quelli a gasolio, nel 2023 avremo il 25% di parco rotabile a metano, e poi la vera sfida è quella di raggiungere almeno il 50% di mezzi elettrici per quanto riguarda l'urbano entro il 2025, cioè nei prossimi due anni, e alla nostra portata crediamo di riuscirlo a farlo. Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, chiusa la seconda edizione del Forum Terra, come si riparte, con quali spunti? Con la ferma intenzione di continuare a caratterizzare l'Abruzzo come una regione modello nel campo della transizione e della sostenibilità ambientale, energetica e sociale. Oggi abbiamo anche portato a casa, con una importante votazione all'interno della commissione COTER del Comitato delle Regioni, il rispetto del principio della neutralità tecnologica nella transizione energetica, cioè la possibilità di aprire anche ai biocarburanti e non soltanto alle batterie elettriche nel campo dell'automotive, cosa che rende più sostenibile la transizione energetica, più libera la ricerca scientifica di cercare le soluzioni migliori per arrivare all'obiettivo della neutralità climatica, tutelando anche il lavoro e l'industria presente sul nostro territorio. L'Abruzzo è una rara sintesi di regione industrializzata e regione verde, e su questo modello intendiamo continuare a percorrere la nostra strada e a fornire anche esempi di buone pratiche.